Ciao, io sono Giorgia e in questo video ti voglio spiegare come tagliare i cordoni energetici che ci uniscono alle altre persone. Io in particolare aiuto le donne a diventare delle dee, cioè a rientrare nel nostro pieno potere, ad avere più autostima, ad avere più amore verso noi stesse e quindi a creare la vita che desideriamo. Siccome recentemente mi è capitato di parlare con delle ragazze che non riuscivano a mettere fine a delle relazioni, magari alle relazioni col proprio ex, oppure a tagliare, diciamo, i rapporti con delle persone che le stavano facendo soffrire. E quindi in questo video ti voglio spiegare come avvengono diciamo, come si creano questi legami energetici, questi cordoni e come fare per tagliare questi cordoni energetici. Allora, devi sapere, te lo spiego in parole molto, veramente molto semplici. Devi sapere che tutto è energia. Tu che mi stai guardando sei energia, io sono energia e tra le persone, soprattutto tra le persone strette, per esempio, quando iniziamo una nuova relazione, oppure con le relazioni passate che abbiamo con i nostri ex, oppure con i nostri parenti, quindi con nostra madre, nostro padre, oppure con gli amici, inevitabilmente si creano dei cordoni energetici. Immagina come se dal centro della tua pancia, dell'ombelico, ci praticamente nascessero come dei tubi, dei grandi tubi, che detta così sembra anche un po' brutta, però è così che la spiega soprattutto Doreen Virtue, che ci collegano, che ci fanno rimanere attaccati a queste persone, al loro, diciamo sempre alla loro pancia, quindi pancia. Quando praticamente noi vogliamo mettere fine ad una relazione perché magari ci siamo resi conto che quella relazione non fa più per noi, che stiamo soffrendo, che comunque vogliamo altro dalla nostra vita, spesso praticamente ci ritroviamo diciamo, con la mente noi abbiamo deciso di mettere fine a questa relazione, però effettivamente poi continuiamo a pensarci e magari richiamiamo quella persona. Oppure quella persona richiama noi e noi alziamo la cornetta, rispondiamo e magari questa relazione continua a perpetrarsi anche se noi non lo vogliamo e non ci spieghiamo perché dice: ma io lo so che non ci sto bene con quella persona, lo so che sto soffrendo, eppure c'è qualche cosa che mi spinge a rimanere attaccata a quella persona. Ecco, questo qualche cosa io mi sono chiesta che cosa fosse e ho trovato la spiegazione nei cordoni energetici. I cordoni energetici appunto ci fanno rimanere con questo, cioè proprio attaccati anche a livello sentimentale alle persone e fin quando noi non decidiamo di tagliare questi cordoni, purtroppo noi rimarremo sempre, diciamo, vittime e comunque dipendenti da quell'altra persona e anche l'altra persona rimarrà dipendente dalla relazione che ha con noi. Quindi se ti interessa di sapere come smettere di soffrire ed evolvere la tua situazione e anche permettere all'altra persona di vivere più in pace, più in serenità, così come lo vuoi tu, allora devi sapere appunto come tagliare questi cordoni. Allora, devi innanzitutto sapere che il taglio dei cordoni non è una cosa pericolosa e non significa che tu alla fine di questo taglio di questi cordoni odierai quella persona, no, perché semplicemente diciamo, il tuo desiderio è quello comunque di elevarti, di sperimentare altro fuori da quella relazione, giusto? Quindi, tagliando questi cordoni, tu con la persona con la quale hai questo legame energetico, non è che, diciamo, appunto, proverai sensazioni negative, odio, rabbia, no, semplicemente creerai con quella persona una relazione molto più elevata, molto più spirituale, anche semplicemente che può voler dire anche semplicemente non avere più nulla a che fare con quella persona, però comunque sentirti in pace verso quella persona, comunque il taglio dei cordoni significa che comunque tu hai anche fatto un processo di perdono verso quella persona e quindi la vuoi lasciare in pace, la vuoi lasciare libera e vuoi soprattutto sentirti tu libera, però senza odio e senza rancore verso quella persona. La cosa più importante da sapere in questa situazione è che io ti posso insegnare come tagliare i cordoni energetici, però se tu non hai la vera intenzione di trasformare questa relazione, cioè di... Cioè,
dietro, diciamo, ogni tecnica spirituale c'è sempre quello che ho imparato io, c'è sempre dietro, cioè le tecniche spirituali funzionano quando tu hai la vera intenzione di lasciare, di lasciare andare, in questo caso della tecnica del cordone, quella persona. Quindi mi raccomando, prima di fare questa pratica, comunque setta l'intenzione di lasciare andare, di voler lasciare andare dalla tua vita questa persona, perché se tu fai il taglio dei cordoni, però fondamentalmente vuoi continuare a sentire quella persona perché magari speri che quella persona possa cambiare, perché pensi che tu la farai cambiare o per qualsiasi altro motivo, allora questa tecnica non funzionerà, perché noi non possiamo cambiare nessuno. Io ho smesso di voler cercare di cambiare le persone, ho semplicemente detto ok, questa persona non mi è più, diciamo, anche a un livello proprio egoistico, ma egoistico per amor proprio, diciamo, per amore verso me stessa, non è più, non, diciamo, mi crea, cioè stare a contatto con questa persona mi fa sentire strana, mi fa sentire triste, se poi non c'è io mi sento vuota. Quindi che cosa significa? Significa che questa persona, soprattutto l'aver incontrato questa persona, è semplicemente un messaggio dell'universo che mi sta dicendo ok, tu vuoi questa cosa, per esempio vuoi una relazione che sia una relazione sana, una relazione bella, appagante, hai incontrato questa persona nel tuo cammino. Se questa persona non ti ha dato, o comunque tu non hai ricevuto da quella persona quello che tu volevi ricevere, significa semplicemente che l'universo ti ha messo un'esperienza a tuo, proprio te l'ha messa su un piatto d'argento e ti ha detto ok, questo è quello che tu non vuoi. Sembra strano dirlo così, però è proprio così, nel senso che l'universo spesso ci fa fare delle esperienze non perché ci servono, cioè tu non è, cioè se hai incontrato una persona che ti sta facendo soffrire, non è, e però senti questo sentimento di quasi di droga, di dipendenza verso quella persona, non è detto che è una fiamma gemella, una relazione, la tua anima gemella, e quindi però lui non lo sa, allora tu ci devi lavorare per convincerlo. No, è semplice, quelli sono tutti i meccanismi della mente, tra l'altro meccanismi derivanti da ferite che noi abbiamo nel nostro interno, ma sono semplicemente dei messaggi dell'universo per dire questo è quello che vuoi, io però adesso ti faccio sperimentare anche quello che non vuoi. Quindi questa cosa qua a te ti serve per capire quello che non vuoi, per averlo sempre bene in mente, anzi sempre in maniera più dettagliata, per poi sperimentare invece quello che veramente vuoi, una relazione sana, che ti fa sentire amata, rispettata, onorata come donna, come dea e tutto quanto. Quindi questo per fare una breve, diciamo, per farti capire che molto spesso, anche se noi pensiamo che alcune persone siano nostre anime gemelle, in realtà se dobbiamo sempre vedere come noi ci sentiamo. Se quella cosa ci fa sentire male, non è nessuna anima gemella, è semplicemente l'universo che ti sta dicendo guarda, devi un attimo cambiare la direzione, cioè ti sto facendo vedere quello che non deve essere, sempre per farti arrivare di più verso quello che tu vuoi che sia, ok? Verso il tuo desiderio. Ok, detto questo, passiamo alla tecnica. Allora, prima di iniziare questa tecnica, prendi un bel respiro profondo. Ti metti seduta in una posizione comoda e inizi a visualizzare i tuoi piedi che si radicano perfettamente al terreno. Da questi piedi, dai tuoi piedi, vengono giù delle radici che sono profonde, profondissime, sempre più profonde. Arrivano giù fino al centro della terra. Adesso inspiri luce bianca ed espiri fumo grigio, ansia e stress. Inspiri luce, amore, serenità. Sorridi alle tue cellule, fai un bel sorriso.
queste respirazioni fino a quando non senti che tutto il fumo nero è andato via dalle tue cellule. Una volta che ti senti centrata e rilassata, chiedi: che cosa dovevo imparare dall'esperienza con questa persona? Qual è la lezione che la mia anima voleva farmi apprendere incontrando questa persona? Una volta che ti è arrivata la risposta, invochi l'Arcangelo Michele. Arcangelo Michele, io ti chiedo di tagliare i cordoni che mi uniscono a questa persona e nomini il nome della persona. Intanto visualizzi un grande tubo nero che parte dal tuo ombelico, dal centro della tua pancia e che ti collega a questa persona. Adesso visualizza l'Arcangelo Michele davanti a te, è un angelo veramente enorme. Ha una spada in mano. E digli di iniziare a tagliare questi cordoni. Mentre lui taglia i cordoni, ripeti grazie, grazie, grazie. Grazie per quello che ho imparato. Adesso però sono pronta a lasciare andare e a costruirmi le relazioni che voglio. E visualizzi l'Arcangelo Michele mentre continua a tagliare i tuoi cordoni. Quando senti che l'Arcangelo Michele ha finito il suo lavoro, invoca l'Arcangelo Raffaele. L'Arcangelo Raffaele, io ti invoco. Guarisci le mie ferite e le ferite della persona con cui sono stata legata e visualizza sulla tua pancia una luce verde smeraldo che va ad illuminare la tua pancia e a ricucire le ferite. Continua a respirare mentre l'Arcangelo Raffaele finisce di fare il suo lavoro di guarigione. E ringrazialo per quello che sta facendo per te. Arcangelo Michele, Arcangelo Raffaele, io vi ringrazio per avermi pulito da queste relazioni. Adesso apri gli occhi e sei pronta a creare le tue nuove e stupende, avventurose relazioni. Ti dico l'ultima cosa, può essere che questa operazione tu la debba fare più volte, perché soprattutto se tu continui a sentire questa persona, se ancora non hai, diciamo, deciso fermamente di smettere questa relazione, quindi è possibile che questo lavoro di taglio e di guarigione tu debba farlo più volte, fin quando non senti che questa relazione si è completamente guarita, che le corde si sono completamente tagliate. E so che questo video ti è stato molto utile. Se ti è piaciuto, lasciaci un bel like, iscriviti anche al mio canale e tocca la campanellina, così ogni volta che farò nuovi video ti arriverà la notifica. E poi ti volevo dire che è ancora valida l'offerta per iscriversi al mio gruppo privato Brilla come una dea, in cui ogni settimana faccio dei video, delle dirette, delle live in cui parliamo proprio di come affrontare le relazioni, di come amarci di più come donne, di come ritrovare la nostra dea
interiore. Quindi per adesso è ancora ad un euro. Con un euro praticamente tu puoi guardarti tutti i video che già sono presenti dentro il gruppo, e poi c'è un abbonamento se vorrai continuare ovviamente a stare dentro il gruppo. Ci sarà un piccolo abbonamento mensile da pagare, però ti dico che ne vale tutte le persone che mi hanno scritto, sono super contente di seguire questo gruppo e quindi niente, io so che ti piacerà tantissimo, quindi ti invito ad iscriverti, basta che vai su www.geoluce.it. Ci vediamo al prossimo video. Muah!